Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In queste settimane la nostra riflessione si muove, per così dire, nell'orbita del mistero pasquale. Oggi incontriamo colei che, secondo i Vangeli, per prima vide Gesù risorto, Maria Maddalena. Era terminato da poco il riposo del sabato. Nel giorno della Passione non c'era stato tempo per completare i riti funebri. Per questo, in quell'alba colma di tristezza, le donne vanno alla tomba di Gesù con gli unguenti profumati. La prima ad arrivare è lei, Maria di Magdala, una delle discepole che avevano accompagnato Gesù fin dalla Galilea, mettendosi a servizio della Chiesa nascente. Nel suo tragitto verso il sepolcro si rispecchia la fedeltà di tante donne che sono devote per anni ai vialetti dei cimiteri in ricordo di qualcuno che non c'è più. I legami più autentici non sono spezzati nemmeno dalla morte. C'è chi continua a voler bene anche se la persona amata se n'è andata per sempre. Il Vangelo descrive la Maddalena mettendo subito in evidenza che non era una donna di facili entusiasmi. Infatti, dopo la prima visita al sepolcro, lei torna delusa nel luogo dove i discepoli si nascondevano. Riferisce che la pietra è stata spostata dall'ingresso del sepolcro e la sua prima ipotesi è la più semplice che si possa formulare. Qualcuno deve aver trafugato il corpo di Gesù. Così il primo annuncio che Maria porta non è quello della resurrezione, ma di un furto che ignoti hanno perpetrato mentre tutta Gerusalemme dormiva. Poi i Vangeli raccontano di un secondo viaggio della Maddalena verso il sepolcro di Gesù. Era testarda questa, andate, tornate, tornate. Non si convinceva. Questa volta il suo passo è lento, pesantissimo. Maria soffre doppiamente, anzitutto per la morte di Gesù e poi per l'inspiegabile scomparsa del suo corpo. E mentre sta china avviso alla tomba, con gli occhi pieni di lacrime, che Dio la sorprende della maniera più inaspettata. L'Evangelista Giovanni sottolinea quanto sia persistente la sua cecità. Non si accorge della persona dei due angeli che la interrogano e nemmeno si insospettisce vedendo l'uomo alle sue spalle che lei pensa sia il custode del giardino. E invece scopre l'avvenimento più sconvolgente della storia umana quando finalmente viene chiamata per nome Maria. Com'è bello pensare che la prima apparizione del risorto, secondo i Vangeli, sia avvenuta in un modo così personale.
che c'è qualcuno che ci conosce, che vede la nostra sofferenza e delusione e che si commuove per noi e ci chiama per nome. È una legge che troviamo scolpita in molte pagine del Vangelo. Intorno a Gesù ci sono tante persone che cercano Dio, ma la realtà più prodigiosa è che molto prima c'è anzitutto Dio che si preoccupa per la nostra vita, che la vuole risollevare e per fare questo ci chiama per nome, riconoscendo il volto personale di ciascuno. Ogni uomo è una storia di amore che Dio scrive su questa terra. Ognuno di noi è una storia di amore di Dio. A ognuno di noi Dio chiama per il proprio nome, ci conosce per nome, ci guarda, ci aspetta, ci perdona, ha pazienza con noi. È vero o non è vero? Ognuno di noi ha questa esperienza. E Gesù la chiama Maria. La rivoluzione della sua vita, la rivoluzione destinata a trasformare l'esistenza di ogni uomo e donna, comincia con un nome che riecheggia nel giardino del sepolcro vuoto. I Vangeli ci descrivono la felicità di Maria. La resurrezione di Gesù non è una gioia data col contagocce, ma una cascata che investe tutta la vita. L'esistenza cristiana non è intessuta di felicità soffici, ma di onde che travolgono tutte. Provate a pensare anche voi in questo istante, col bagaglio di delusioni e sconfitte che ognuno di noi porta nel cuore, che c'è un Dio vicino a noi, che ci chiama per nome e ci dice: rialzati, smetti di piangere, perché sono venuto a liberarti. È bello questo. Gesù non è uno che si adatta al mondo, tollerando che in esso perdurino la morte, la tristezza, l'odio, la distruzione morale delle persone. Il nostro Dio non è inerte, ma il nostro Dio, mi permetto la parola, è un sognatore. Sogna la trasformazione del mondo e l'ha realizzata nel mistero della resurrezione. Maria vorrebbe abbracciare il suo Signore, ma lui è ormai orientato al Padre Celeste, mentre lei è inviata a portare l'annuncio ai fratelli. E così quella donna che prima di incontrare Gesù era in balia del maligno, ora è diventata apostola della nuova e più grande speranza. La sua intercessione ci aiuti a vivere anche noi questa esperienza. Nell'ora del pianto, nell'ora dell'abbandono, ascoltare Gesù risorto che ci chiama per nome e col cuore pieno di gioia andare a annunciare: ho visto il Signore. Ho cambiato vita perché ho visto il Signore. Adesso sono diverso di prima. Sono un'altra persona. Ho cambiato perché ho visto il Signore. Questa è la nostra forza e questa è la nostra speranza. Grazie.